Ben trovati a tutti voi a un nuovo appuntamento con la nostra Città TV, 7 giorni di notizie dal Comune di Prato, la trasmissione di informazioni e approfondimento a cura dell'ufficio stampa del Comune. Vediamo insieme il sommario di oggi. Grande successo per le visite guidate alla nuova galleria di Palazzo Comunale, le prenotazioni aperte fino al 6 di gennaio. Sport e solidarietà ancora insieme per la 9ª edizione della Kid Marathon a cura del gruppo sportivo della Polizia Municipale. La notte di San Silvestro con la musica dei ministri in Piazza San Francesco e DJ set nei locali, mentre a Capodanno il classico gospel al Metastasio e in Piazza della Stazione il concerto della Filarmonica Chiti. A Prato il convegno internazionale su Karl Marx con grandi filosofi contemporanei. Cominciamo! Nel primo fine settimana di apertura già 120 persone, più 100 all'inaugurazione, hanno ammirato la nuova galleria di Palazzo Comunale, completamente riallestita e arricchita di 210 nuove opere della collezione di Palazzo Pretorio e sono già molte le prenotazioni per il prossimo. Il nuovo allestimento del Palazzo Comunale, a cura della conservatrice del Museo Civico Rita Jacopino e dell'architetto Francesco Procopio del Comune, celebra i 160 anni dell'allestimento della prima collezione di opere pittoriche del 1858. Le sale hanno subito un piccolo cambiamento, sono state modificate nell'ordinamento perché molte opere sono state portate al Museo di Palazzo Pretorio per l'inaugurazione e quindi sono rimaste vuote alcune sale. Quindi abbiamo pensato di allestire, di ordinare queste stanze in maniera più logica, dando veramente un senso ad ogni sala appunto. Quindi sono state distribuite le opere per collezioni, per donazioni, facendo vedere, facendo capire anche quanto sia importante, quanto sia unica la collezione del Museo di Palazzo Pretorio, che in qualche modo distribuisce le opere dai depositi fino al Palazzo Comunale. Il percorso espositivo si snoda attraverso 14 sale a partire dall'atrio fino alla sala del sindaco. Le prestigiose collezioni donate da Leonetto Tintori nel 1993 e dalla Fondazione Jacques e Julia Lipschitz nel 2012 dialogano con il raffinato dipinto del Poppi, con lo stemma della casata Medici Lorena e con le pale di Alessandro Di Tito e Alessandro Allori, donate dalla contessa fiorentina Angela Riblé. E poi gli artisti pratesi di 800 e 900, la scuola di Prato e Arrigo del Rigo, al quale sono destinate le pareti dell'attuale sala giunta. La galleria comunale sarà visitabile a ingresso gratuito il sabato e la domenica fino al 6 gennaio. Le visite guidate si svolgono in 4 diversi orari e la prenotazione è obbligatoria. Si svolgerà domenica 16 dicembre all'Extra Forum Kobilica di Maliseti la 9ª edizione del Prato Kid Sport Marathon. L'iniziativa, organizzata dal gruppo sportivo della Polizia Municipale in collaborazione con il Centro Giovanile di Formazione Sportiva e l'Assessorato alle Politiche dello Sport. Riusciamo anche quest'anno a portare in città un appuntamento fisso importante con la presenza di praticamente tutte le discipline sportive in palestra, con la presenza di tanti bambini e soprattutto con tanta solidarietà. Tutto il ricavato andrà a una realtà associativa straordinaria del nostro territorio, che è la CEPOS, che si occupa dei ragazzi disabili e che utilizzerà il ricavato per il progetto CEPOS 2020, che prevede l'ampliamento della sede di Via Arcangeli. Proprio per accogliere il numero crescente di persone, ragazzi giovani che stanno uscendo dalle scuole, che hanno bisogno di fare attività di socializzazione, di tempo libero, ma anche educative, di occupazionali, sociali. Lo scorso anno fu fatto il record con 13.275 euro raccolti e l'obiettivo degli organizzatori è quello di eguagliare e superare tale cifra. Il programma di domenica prevede la kermesse di volley al mattino dalle 9 alle 12, dove ci sarà spazio anche per i più piccoli di 4-5 anni con il gioco palla. Dalle 14.30 alle 15 i protagonisti saranno gli atleti del Circolo Prato 2010 con delle esibizioni di ping pong e nel pomeriggio lo spazio sarà dato al basket con giochi, sfilate e flash mob. A seguire è in programma il saggio di fine anno di ginnastica artistica e ritmica dell'Associazione Ginnastica Arcobaleno. Sono stati presentati gli appuntamenti musicali che in città concluderanno il 2018 e apriranno il nuovo anno. C'è la possibilità per chiunque da 0 a 99 anni di rimanere in città a cavallo tra l'ultimo dell'anno e il primo giorno invece del 2019, con un'offerta quanto mai varia e che l'anno scorso, devo dire, ha ottenuto un grande riscontro.
Lunedì 31 dicembre sarà la band dei Ministri ad accompagnare i pratesi e non solo nel 2019, con il concerto gratuito previsto in Piazza San Francesco. Alle 21.30 circa inizierà la band cittadina De Blu Agata e poi, alle 22.30, salirà sul palco il collettivo musicale pratese Frank D.D. and Friends. I Ministri saranno i protagonisti dalle 23.30. Anche per quest'anno ci sarà il Capodanno Live Music, che vedrà coinvolti 14 locali del centro, che proporranno la notte del 31 dicembre musica dal vivo o DJ set. L'obiettivo appunto è quello di far restare i ragazzi, perché come si sa per l'ultimo dell'anno siamo tutti un po' più allegri, e quindi di rimanere in centro e di assolutamente non mettersi alla guida anche se siamo in centro storico o dopo, e prendere la macchina per tornare a casa. Sempre il 31 dicembre alle 22.30 sarà protagonista anche la Camerata Strumentale, che al Teatro Politeama metterà in scena lo spettacolo dal titolo Un nuovo caso al Barlume, il capodanno del lupo, con la voce recitante di Marco Malvaldi. Il 1 gennaio alle 17 ritornerà al Metastasio il tradizionale concerto gospel con Christmas Gospel Show. Un tradizionale ed imperdibile appuntamento sarà il concerto dell'Orchestra Chiti, che a partire dalle 17 saluterà il 2019 nell'atrio della stazione centrale. I concerti fanno parte del cartellone Prato Festival 2018, rassegna di musica ed eventi vari promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune. Si è tenuta oggi nel Salone Consiliare la prima giornata del convegno internazionale Karl Marx nel XXI secolo, il più importante momento di confronto organizzato in Italia sul grande filosofo ed economista tedesco a 200 anni dalla sua nascita. Tra i relatori, grandi nomi del panorama culturale e filosofico europeo, Agnes Heller dell'Università di Budapest, Luigi Lombardi Vallauri dell'Università di Firenze e Aldo Mola dell'Università di Bruxelles. Sinceramente non saprei dire se c'è ancora qualcosa di attuale. Ha completamente dominato non solo la fine dell'Ottocento ma la prima metà del Novecento, e quando io ho cominciato a insegnare era egemone nel mio corso di filosofia del diritto, è il più citato, e il mio problema era proprio di criticarlo, perché avevo il grande timore che da noi arrivassero dei comunismi marxisti. C'è stato un attimo di timore profondo. L'evento è organizzato dai professori Silverio Zanobetti, Federico Lucarini e Giacomo Marramao, in collaborazione con Comune di Prato, Università del Salento, PIN, Regione Toscana, CGL Prato e Associazione Culturale per il Lavoro e la Democrazia. Ad aprire i lavori sono stati il sindaco Matteo Biffoni, il presidente del PIN Maurizio Fioravanti e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani. La seconda giornata, dedicata al tema Marx oggi e domani, si terrà domani sabato 15 dicembre nella sala conferenze della Biblioteca Lazzarini dalle 10 alle 13. E con questo è tutto anche per oggi, vi ringrazio della vostra attenzione, vi ricordo che la trasmissione è visibile anche sul portale Notizie di Prato e vi do quindi appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora, non mancate!